Si apre a Parigi il processo a carico di Jacques Chirac, imputato per appropriazione indebita e falso in merito a presunti impieghi fittizi all'epoca in cui era sindaco della capitale. In Francia è una prima assoluta, mai prima d'ora un ex presidente della Repubblica era stato rinviato a giudizio. Chirac tuttavia non sarà presente in aula perché le sue condizioni di salute non glielo permetterebbero. Perizia medica alla mano, i suoi legali sostengono che l'ex inquilino dell'Eliseo soffra di un disturbo neurologico simile all'Alzheimer, che comporta perdita di memoria, anche se chi ne è affetto non ne ha piena consapevolezza. Se gli chiedi come va la memoria, ti risponde va bene, nessun problema, ma la questione è tutta qui. È una persona che non ha coscienza delle proprie difficoltà. Il presidente della Corte d'Assise dovrà scegliere se chiedere una seconda perizia o se procedere senza l'imputato. Dal canto suo Chirac ha mostrato segni di stranezza, dicendo ad esempio che alle prossime presidenziali avrebbe votato un candidato socialista. Uno scherzo, secondo alcuni, o forse una frecciata al mai amato Sarkozy.